L'affettività negli anziani è stato il tema al centro dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi nella Sala Romeo del Palazzo delle Culture di Giarre, nell'ambito del ciclo di lezioni dell'Unitre di Giarre. L'assessore Piera Bonaccorsi, in questo caso in qualità di medico, ha fatto da relatore per quello che è un tema delicato, la sfera dei sentimenti e l'importanza di viverli pienamente ad ogni stagione della vita, perché ciò influisce sui soggetti anche a livello psicofisico. Per le persone al di sopra dei 70 anni è importante tutto questo, la positività e l'interpretazione della vita diversa con la saggezza degli anni che passano, perché infatti oggi la percentuale di persone diversamente giovani è molto più elevata, tanto è vero che l'età media delle donne è intorno a 80,7, mentre quella degli uomini è intorno ai 73 anni, quindi molti anni restano da vivere e sicuramente bisogna viverli in modo diverso. L'affetto, le relazioni sociali e l'amore, sia per il proprio coniuge che quando purtroppo gli anziani non hanno la fortuna di avere il loro partner da 40 anni, possono intraprendere sicuramente delle relazioni affettive che gli danno appunto tanto benessere. Essere sia dal punto di vista psichico che anche dal punto di vista fisico, per l'apparato cardiovascolare, per la glicemia, per tutto. Le persone anziane che sono amate sicuramente hanno più voglia di vivere, più voglia di farsi curare. Quindi è stato proprio questo il messaggio che ho voluto dare agli studenti, diciamo, dell'Uni3, che sono ancora giovani sicuramente, ma che hanno una prospettiva di vita abbastanza lunga. Il prossimo appuntamento dell'Uni3 Giarrese si terrà domenica con la visita socioculturale a Buccheri, mentre il prossimo giovedì si parlerà di geologia con l'esperto Sandro Privitera.